tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Ebbene sì, oggi vi propongo un video per quanto riguarda Friends, non gli amici di Friends, il telefilm, ma sono stata a Caltagirone e ho fatto una spesuccia, perché poi sono stata a Catania e ho fatto l'altra spesuccia. Comunque, sono stata a Caltagirone perché dovevo farmi le analisi. Infatti, non so se si vede questo ematoma, ma vi metterò la foto perché è stato molto molto carino fare le analisi e ritrovarmi poi tutto questo ematoma l'indomani. A parte che non riuscivo nemmeno a muovere la mano, mi sentivo mancare, tutto io. Ho fatto analisi da una vita perché, avendo una trombosi, in ospedale mi punzecchiavano quasi tutti i giorni per togliermi il sangue, quindi mi è sembrato strano sinceramente avere questo ematoma. Ma comunque, mi scuso per la magliettina in disabile, ma c'è troppo caldo con le luci, il ventilatore qua, non si può non utilizzare la canotta. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso nella tranche di Caltagirone e poi vi farò quella di Catania. Sì, sto sclerando perché sto sentendo caldo e ho un po' di famuccia. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo, che è l'acqua distillata per quanto riguarda il ferro da stiro. In questo periodo sto stirando come una dannata. Si è spostato un po' la. Sto stirando come una dannata perché, avendo figli maschi che si lavano in continuazione e utilizzando magliette in continuazione e utilizzando camicie di lino, devo stirare tantissimo e quindi ho preso questo bottiglione grande grande proprio per provarlo e vedere. Io di norma utilizzo l'acqua del depuratore. Proviamo questa, vediamo. Allora, vabbè, la metto a terra che è meglio. E questa è la prima cosa. Poi, un altro sacchetto. Poi ho preso le Pods, che sarebbero queste qui, della Dixon. E, se non mi sbaglio, erano scontate. Ora non vi so dire proprio effettivo se è così o no, però l'ho voluto prendere. Questo è il pulito profondo. Fino a 30, vabbè, sì, ciao. Sono alla lavanda e costavano 3,99 euro. Vi dico il prezzo perché l'avevo scritto qui, perché non sapevo se se avevo, diciamo, lo scontrino. E ho preso queste alla lavanda e poi ho preso questi qua della Dansh a prezzo 2,49 euro e ce ne sono 15, giusto? Sì. E questa è nella profumazione ambra. E poi avevo preso un altro alla lavanda, sempre questo qui di Dash, e sempre con lo stesso prezzo, e quindi ho preso questi tre. Poi cosa ho preso nel frattempo? Ho preso i mestoli, questi qua, perché li avevo presi dai cinesi, ma sinceramente quando ho preso la pasta si è spezzato in due e quindi era una cavolata, ma poi ne ho presi altri di questi, come vedete nel sacchetto. Comunque ho preso questo qui, che c'è nello scontrino, sì, 2,99 euro ognuno, e quindi ho preso questo qui proprio a forma di, diciamo, per prendere la pasta. Noi lo chiamiamo in siciliano ucuppino. Poi abbiamo questo per a forma di cucchiaio, è sempre 2,99 euro, di questa marca, questa qua, perché alcuni li devo buttare. Questo invece per quanto riguarda gli spaghetti. Sinceramente la plastica mi sembra molto più rigida delle altre che avevo prese, quindi le ho prese. Poi aspettate che prendo il sacchettone che c'è qua. Riesco a prendere il sacchettone? Non so di no. Ho preso allora, quando sono stata a Caltagirone, sempre ho preso le veline della linea Star Wars, con il non mi ricordo mai questo come si chiama, comunque con questo pupazzetto. Questo è per quanto riguarda i miei figli, li metterò sotto nella loro stanza. Mi abbasso.
Ho preso questo, se non mi sbaglio era 99 centesimi, è detersivo per i piatti sole. Io sapete tutti che li diluisco, li metto un po', diciamo, mixati perché se sento sempre lo stesso odore non mi piace e non mi piace l'effetto che c'ha sui piatti. E quindi lo devo diluire con altri prodotti. Volevo vedere se c'era lo scondrino. C'è lo scondrino, c'è lo scondrino, c'è lo scondrino. Ah no, questo è di mia comare. Questa è di mia comare, non è mio. Dov'è l'altro scondino? Boh, sarà nell'altro sacchetto, vabbè. Allora, vabbè, di questo ne avevo presi due di sole. Poi ho preso questo qui che ho visto utilizzarlo su TikTok. TikTok mi concentra moltissimo nell'acquisto di alcuni prodotti ed è l'aceto multiuso dell'Alba, pulisce e lucida ed è, dice, ottimo anche per le pulizie e tutto. Anzi, una cosa, ma nel vostro France avete visto più prodotti di Alba? Io non ho visto più prodotti Alba. Meno male che avevo fatto la scorta quando fu che sono stata, quando fu tempo passato. Quando fui a Caltagirone avevo preso alcuni prodotti, tra cui il detersivo per lavare a terra che aveva suggerito Antonella, e avevo preso proprio svariate confezioni proprio perché ho detto che a Caltagirone ci vado poco e niente, tranne quando devo fare l'analisi, e quindi le avevo prese, però non li trovo, nemmeno a Catania ho trovato più Alba. Come mai? Ditemi come mai. Comunque ho preso solo questo c'è di Alba, non c'è nient'altro della marca Alba. Poi ho preso lo sgrassatore con candeggina, questo qui della Chanticleer, a me piace tantissimo sia l'odore che diciamo l'uso che ne faccio, perché io lo utilizzo anche nelle magliette, soprattutto nei colletti, nel colletto soprattutto nel colletto delle camicie, perché ovviamente il sudore si attacca di più là e mi vengono bianchissime. Poi ho preso i bagnoschiuma, questi qua i miei figli li utilizzano, che vi posso dire, ne faccio fuori uno ogni 2 giorni, considerate che sono tutte e tre che si lavano con questo bagnoschiuma, io invece ho il mio personale. Il bagnoschiuma in questione è questo della Malizia, vi faccio per dire che se si lavano più di 3 volte è poco, sudano è una cosa esagerata, ma si lavano in continuazione, infatti io ogni giorno metto la lavatrice con gli accappatoi, ma adesso stanno utilizzando soltanto le tovaglie perché già escono dalla doccia che sono già asciutti, quindi utilizzano le tovaglie quelle grandi. Quindi accappatoio ne sto lavando poco e niente, questo lo dico per la mia vicina di casa che controlla quante volte lavo l'accappatoio e grazie alla mia famiglia che si lava, e quindi prendo questo qui al muschio bianco, le profumazioni che gli piacciono di più ad Andrea sono quelle, e questo qui al Bud Form, al Petal di Iris, bellissimo, fresco e tutto, gli piace di più però il muschio bianco. E invece agli altri due piace questo qui all'argan, quindi li tengo tutte e tre, quindi fanno poi un mix, una volta utilizzano uno, una volta utilizzano l'altro e viceversa. Il fatto del lavaggio è una cosa che mi fa ridere perché alcune, diciamo, vicine una volta si sono messe a parlare e hanno notato che lavo spesso gli accappatoi. Dice, ma chi te dice lava sempre accappatoio in siciliano, ve lo dico. E la mia risposta è sì, perché siamo in quattro, ci laviamo fortunatamente tutte e quattro, e ogni volta che qualcuno si fa la doccia e utilizza l'accappatoio, lo mettiamo a lavare perché non è molto igienico che si utilizza lo stesso accappatoio. Però questa è una cosa nostra, non è che tutti dovete fare la stessa identica cosa, la stessa cosa la spugna, ognuno ha la sua. La stessa cosa quando loro puliscono, diciamo, si lavano le mani e si asciugano in una tovaglia, io mi asciugo il viso in un'altra tovaglia. Ma queste sono cose così che vi sto dicendo pur pallea, poi ognuno fa come gli pare. Poi, visto che sono in dieta,
visto che sono a dieta e mi preparo un bel po' di pietanze per quanto riguarda la mia dieta, quindi condimento, più la pasta, più il contorno, eccetera, eccetera, ho preso un altro pentolino perché la volta precedente avevo preso un pentolino con i due manici, invece questa volta ho preso tipo questa così, una specie di, non lo so, è sempre pentola, sarebbe sempre pentola, rivestita in questa maniera, sono ottime, mi piacciono tantissimo. Anche il manico e tutto mi piace tanto, è della Bialetti. E poi ho preso anche il coperchio della stessa misura, ovviamente, perché mi piace utilizzare ogni cosa con il proprio coperchio, perché non mi piace utilizzare con coperchi troppo grandi o troppo piccoli, io li voglio sistemati così. Scusate se non mi vedete, ma faccio sale e scendi. Poi ho preso, aspettate un minuto, poi ho preso delle cose per i miei piccoli perché sono in vacanza, ma quando torno inizierà la scuola e tutto, gli volevo prendere qualche cosa per tipo come regalino che vanno poi a scuola. E gli ho preso al mio figlioccio il profumo di Spider-Man, ed è questo qui, così la mattina quando andrà a scuola metterà il profumo, questo qui di Spider-Man. E alle mie pupine, che sono le due femminucce, le mie pupe, ho preso questo qui con l'unicorno, perché loro sono appassionate di unicorno come la zia Maglio, come me, quindi gli ho preso questo, uno ciascuno, perché anche se sono tutte e due femminucce, ognuno vuole il suo, perché sennò litigano. E la confezione è così, è molto molto carina, mi piace tantissimo, e quindi gliel'ho preso. Se non mi sbaglio erano 4,50 € ognuno, quindi ho preso tutte e tre. Poi, Stefania con la passione delle penne, ho preso la confezione delle penne così, perché io non so perché, ma non ho lo scontrino. Comunque, ho preso la confezione delle penne, perché io devo avere penne in tutte le borse, in tutte le versioni. Mi piace tantissimo questa marca, la Peppermate, la utilizzavo quando andavo a scuola, ma mi piace proprio come il tratto. E poi ho preso sempre della Peppermate, queste qua nella confezione così, che se non mi sbaglio sono profumate. Di norma dovrebbe essere profumate. Speriamo, perché mi fa ricordare la mia infanzia se sono profumate, quindi non vedo l'ora. E poi, come vi ho detto poco fa, avevo preso altri due mestoli che sono molto molto resistenti. Queste, se non mi sbaglio, erano sempre 2,99 €. Ho preso il cucchiaio così, perché devo buttare alcuni veramente. E poi quello tipo a cuppino, che sarebbe così, ed è anche ergonomico. Questo è costato 2 €, vedete qua c'è il prezzo. Ed è così. Ora non lo so se diciamo sono buoni o meno, li proverò e vi farò sapere, ma quelli dei cinesi non mi sono piaciuti perché si sono rotti subito. Voi dovete vedere se sono morbidi, se sono troppo morbidi non potete prendere le cose e quindi vi viene male. E ho preso anche questo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto da France. Non so se vi piace France. Comunque, questo è il sacchetto, perché poi mi sono fatta dare, cioè no, mi sono fatta dare, la mia migliore amica ha comprato il sacchetto perché lei ha detto: allora scendiamo, la questione è stata questa, abbiamo fatto le analisi e tutto, e ha detto: scendiamo, dobbiamo prendere due cose per quanto riguarda i detersivi, perché io volevo prendere qualcosa di Alba. Siamo scesi senza sacchetto e senza niente. E poi sono uscita con tutte queste cose e lei mi disse, dice, guarda, dice, compriamolo un sacchetto, dice, visto che tu dovevi prendere proprio due cose in croce. E quindi questo è il sacchetto di prendo. Cioè, io non lo so se voi fate la stessa identica cosa. Comunque, questi sono stati tutti i miei acquisti per quanto riguarda Friends. Ditemi se anche da voi non c'è più Alba. Ditemelo, perché sono rimasta malissimo. Adesso io Alba, quello proprio tipo gelatinoso per quanto riguarda la lavatrice, lo trovo solo da acqua e sapone. Ditemi se la posso trovare anche da altre parti, che ovviamente sono qui in Sicilia. Perché vorrei prendere altri prodotti. C'era lo sgrassatore, ma non l'ho mai trovato questo sgrassatore, sempre di Alba. E altre cose, non lo so. Comunque mi fanno un po' male gli occhi perché c'ho il ventilatore puntato. E tra un po' mi farà male anche la testa. Comunque, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video,
spolliciate, e se vi va, solo se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!